Benvenuti nel canale. Oggi parliamo di un grande mistero della promessa, il motivo per cui Donna Cruz, l'attuale marchesa di Luján, ha ucciso Donna Carmen, la prima moglie del marchese Alonso. Questo tema è fondamentale nella trama della serie, perché se Donna Carmen fosse ancora viva, Donna Cruz non sarebbe mai diventata marchesa e la storia sarebbe ben diversa. Scopriremo perché è morta Donna Carmen, come è stata assassinata e quale ruolo ha avuto Cruz. Inoltre vi parlerò dei numerosi segreti e intrighi che nascondono la marchesa di Luján e la sua fedele domestica, Petra. Prima, però, un cenno agli episodi che vedremo nei prossimi giorni. Hanna e Manuel sembrano finalmente ritrovare un'intesa, dopo che Hanna inizierà a rendersi conto degli inganni del dottor Abel che l'ha manipolata. Questo permette alla coppia di riaccendere l'amore che li lega, regalando momenti intensi nella loro location preferita, l'hangar. Poi vedremo Catalina correre dei rischi a causa di Mr. Cavendish. Ma prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità della promessa. Iniziamo con Norberta, la nuora di Simona, che arriva alla tenuta con un atteggiamento arrogante, trattando Simona con grande mancanza di rispetto. Sarà difficile vedere la povera Simona sopportare le accuse di Norberta di aver abbandonato i figli da piccoli, nonostante abbia sempre agito per il bene dei suoi bambini, allontanandoli da un marito assassino e lavorando duramente per mantenerli e dare loro un futuro. Torniamo ora a Catalina. Sappiamo che Mr. Cavendish ha progetti illeciti di traffico d'armi e non esiterebbe a usare la violenza per ottenere ciò che vuole. Per questo sta minacciando Pelayo, costringendolo a obbedire. Pelayo potrebbe non uscire indenne da questa vicenda, ma se Catalina scoprisse i suoi traffici, potrebbe annullare il fidanzamento, un fatto che sicuramente farebbe infuriare Cruz, desiderosa di liberarsi della sua figliastra. Intanto vedremo anche Manuel iniziare a confrontarsi con sua madre per difendere Hanna, subendo l'odio profondo di Cruz verso la ragazza, un sentimento che dura dal primo episodio. Questo confronto mostrerà un Manuel più forte e deciso rispetto all'inizio della serie. Il signorino Manuel accuserà addirittura sua madre di essere arrogante e dispotica, rivelando una forza che all'inizio non aveva. Mr. Cavendish, d'altra parte, è determinato a tutto pur di costringere Pelayo a fare ciò che vuole. Il periodo storico, il 1914, è quello della Prima Guerra Mondiale e lui vede nel traffico d'armi un'occasione di guadagno. La tensione è alta poiché Cavendish minaccia di far del male a Catalina se Pelayo non obbedisce. Sebbene non credo che le accadrà qualcosa, la tensione rimane e tutto potrebbe succedere. Passiamo ai segreti oscuri di Cruz e Petra. Sappiamo che Petra conserva molti misteri e nutre una devozione incrollabile per la marchesa. Tuttavia, il legame tra le due è destinato a cambiare drasticamente a causa della morte di Feliciano. Vedremo il conte di Ayala e Petra parlare in modo intimo, poiché il conte non sarà soddisfatto delle spiegazioni di Cruz riguardo al suo coinvolgimento nell'incidente alla battuta di caccia. Ignazio vuole scoprire la verità, consapevole che Cruz ha una certa responsabilità nella morte di suo figlio, un crimine che in realtà mirava a uccidere Curro. Questa situazione potrebbe portare alla fine della relazione tra Doña Cruz e Petra. Diversi delitti potrebbero emergere alla luce del sole, come quello di Carmen, la prima moglie di Alonso e madre di Catalina e Tomás, e quello di Tomás stesso, avvenuto tramite il tagliacarte della marchesa. E non dimentichiamo Lola, amante di Tomás, e Fernando, fratello del marchese, lasciato morire per mano indiretta di Cruz. Nei prossimi episodi inizieremo a vedere il piano del conte di Ayala e Petra. Il conte è deciso a scoprire tutta la verità sulla morte di Feliciano e ha chiesto l'aiuto di Petra. Se Petra unirà i pezzi, potrebbe finalmente comprendere che Cruz ha tentato di uccidere Curro, dando così inizio a quello che potremmo definire il principio della fine.
Ora arriviamo alle notizie forti, il motivo cui Cruz ha ucciso Donna Carmen. Torniamo indietro nel tempo, alla fine del XIX secolo, quando Alonso, giovane e affascinante, incontra per la prima volta Carmen e Cruz. Le due giovani erano vicine di casa e amiche e frequentavano spesso le feste del villaggio, tra cui la famosa romeria della Vergine de las Cruces. Durante una di queste festività, Alonso rimane subito colpito da Carmen, trovandola dolce e timida, mentre Cruz, più sicura di sé, pensa che Alonso sia attratto da lei. Con il tempo, Alonso e Carmen si conoscono meglio e iniziano una relazione che culmina il matrimonio. Quando Cruz scopre che Carmen è fidanzata con Alonso, prova un'enorme gelosia. Anche se inizialmente non era interessata a lui, il fatto che Carmen l'avesse conquistata la fa impazzire. Dopo il matrimonio tra Carmen e Alonso, Cruz si allontana dalle sue amiche e si trasferisce, decisa a non vederli più. Ma il destino vuole che Carmen inviti Cruz alla promessa e l'incontro riaccende la rivalità tra le due. La situazione si complica quando Alonso eredita il titolo di marchese dopo la morte improvvisa del fratello maggiore Pedro. Cruz, cresciuta in una famiglia ossessionata dalle apparenze e dall'ambizione sociale, sente che il posto di marchesa le spetta di diritto, nonostante sia solo una sua convinzione. Suo padre, il barone de Linaia, insiste perché lei e la sorella Eugenia trovino un marito, ma Cruz rifiuta tutti i pretendenti, inclusi il conte di Ayala, preferendo Alonso. Con il passare del tempo, Cruz si confida sempre più con la sua fedele serva Petra e insieme architettano un piano oscuro per eliminare Donna Carmen. Il loro piano è subdolo e apparentemente semplice. In un'epoca in cui le autopsie erano rare, decidono di avvelenare lentamente Carmen, somministrandole erbe velenose per far sembrare la sua morte una conseguenza naturale di una malattia. Così, quando alla fine Carmen muore, nessuno sospetta nulla e Cruz, dopo aver consolato il vedovo Alonso, riesce a diventare la nuova marchesa. Questa rivelazione è solo l'inizio di una lunga serie di intrighi e svela il lato oscuro di Donna Cruz, capace di tutto pur di ottenere il potere e la posizione che desiderava. Una storia che sicuramente continuerà a svelare altri segreti e colpi di scena in La Promessa. Grazie per aver guardato il video fino a qui. Se ti è piaciuto, lasciami un like e non dimenticare di attivare la campanella per non perderti nessuna novità.